Vangelo d'oggi è chiaro, no? Gesù si nascondeva in questi ultimi giorni perché ancora non era arrivata la sua ora, ma lui conosceva quale sarebbe il suo fine, come sarebbe il suo fine. E Gesù è perseguitato dall'inizio, ricordiamo quando all'inizio della sua predicazione torna al suo paese e va alla sinagoga e predica subito. Dopo una grande ammirazione incominciano, ma questo noi sappiamo di dov'è, questo è uno dei noi, ma con che autorità viene a insegnarci? Dove ha studiato? Lo squalificano. È lo stesso discorso, no? Ma costui sappiamo di dove è. Il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia. Squalificare il Signore, squalificare il profeta, per togliere l'autorità. Questo fa miracoli in sabato non si può lavorare, per questo è un peccatore. Questo mangia questo, questo va a pranzo con i peccatori e non è un uomo di Dio, squalificano. Perché? Perché Gesù usciva e faceva uscire da quell'ambiente religioso chiuso, quella gabbia. Il profeta lotta contro le persone che ingabbiano lo Spirito Santo. E per questo è perseguitato, sempre, sono tutti perseguitati.